Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi parliamo di sfide della settimana numero 3 di Fortnite. Molti di voi innanzitutto so che avranno avuto problemi con la prima delle 7 sfide che ci sono state proposte, quella praticamente di guardare un replay. Non vi preoccupate, con il tempo vi verrà data anche questa sfida. Epic Games, ragazzi, ci ha informato nella giornata di ieri che hanno fissato questo bug e chi ancora non avesse ricevuto la ricompensa delle 5 stelline per il pass battaglia non si deve preoccupare perché con l'aggiornamento gli verrà accreditata. Per quanto riguarda la mia esperienza, io ho guardato un replay, non mi ha dato la stellina, poi dopo circa un paio d'ore invece mi sono trovato la missione fatta. Quindi ragazzi, non abbiate preoccupazione, state tranquilli che Epic Games sa tutto e quindi vi verrà accreditato anche quel vostro premio. Oggi però ragazzi parliamo di un'altra missione molto particolare, diciamo una missione unica di quelle che ci vengono proposte in questa settimana numero 3, che è quella di cercare 10 paperelle di gomma sparse in giro per la mappa. Un po' come quando nella settimana numero 6 della stagione 3 dovevamo cercare gli gnomi. Comunque ragazzi, non ci perdiamo assolutamente in quisquiglie, ringraziamo l'utente R94 che americano ha fatto un bellissimo video, noi ragazzi andiamo a vedere nel dettaglio dove trovare tutte le paperelle per la sfida della settimana numero 3. Allora, proseguiamo, partiamo subito ragazzi. La prima paperella si trova a Greasy Grove, a Boschetto Lodigiano, lo chiamo io. La vedete? È bella puntata lì in basso, vicino a questo, anzi dentro questa specie di recinzione dove c'è un condotto del gas o dell'acqua, quello che sembra. Eccolo qua, la vediamo nell'angolino ragazzi. Via così, la prima paperella è andata e ce la siamo tolta dai piedi. Papera numero 2, ragazzi, la troviamo invece nel campo da calcio a 5, quello coperto, uno dei miei posti preferiti per scendere, più precisamente dentro alla struttura che ospita il campetto da calcio. Come vedete, lui apre dentro questa porta a sinistra, ragazzi, dentro dove ci sono le docce, nell'angolino, shronk, presa anche la papera numero 2, dai che ce le togliamo via veloci, via, via, via. Papera numero 3, ragazzi, qua invece dobbiamo andare alle spiagge snob, più precisamente nella seconda casa, partendo dal basso, la troveremo qua dove c'è la piscina, ragazzi. Fatelo entrare e non è l'unica papera che c'è in piscina, molto facile, ragazzi, sono facili da trovare, è che sapere dove sono è meglio, così ve la togliete subito dai piedi e la fate. Quindi papera numero 3, andata. Papera numero 4, ragazzi, è nel ponte che c'è tra Archi Anarchici e la nuova location dove c'è il maxi schermo, rapide e rischiose. Sotto al ponte, ragazzi, incastrate in mezzo alle rocce, veramente dove c'è il fiume, possiamo trovare un'altra paperella per togliercela dai piedi. Avanziamo, avanziamo dove c'è il lago, ovviamente non potevano non mettere una papera dove c'è il lago, e quindi come vedete vicino al molo dove c'è la casa, arrivando eventualmente dal campo da calcio a 5, quindi sulla parte sinistra del lago, eccola qua nascosta tra una barca e tra il molo, la nuova paperella che ci permette di arrivare a metà della nostra strada. Proseguiamo, proseguiamo a Retail Row, ragazzi, che è il Borgo Bislacco, se non ricordo male, tradotto in italiano, non, o Corso Commercio, uno dei due, non me lo ricordo. Comunque, dentro qua, ragazzi, dove c'è la casa diroccata al secondo piano, no, è al primo piano, nella vasca da bagno del primo piano, ragazzi. La andiamo a prendere easy, easy, easy. E mi sembra che a Borgo Bislacco in realtà c'erano due case, ma e infatti allora è il Borgo per forza. No, sbaglio, Corso Commercio, questo è Corso Commercio. Due anche al Corso Commercio. La seconda, ragazzi, invece rimane sulla parte sud dei due negozi, quelli che troviamo nella parte destra, e anche qua nascosta bene dietro il condotto che porta il gas o l'acqua c'è una nuova paperella. Avanziamo, 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 ragazzi, qua siamo invece a Rifugio Ritirato,
in mezzo al rifugio di Trato, dove c'è in questi giorni la nuova missione, quella di trovare i sette forzieri, quindi rifugio ritirato è diventato in poche parole Pinnacoli Pendenti 2 La Vendetta. Noi invece ci preoccupiamo di andare a trovare la Paperella. Qua c'è un sacco di gente, vediamo se riusciamo ad entrare di prepotenza, e come vedete nell'incavatura della roccia, sempre in corrispondenza del Fiumiciattolo, c'è una nuova Paperella. Sembra ce ne sia un'altra, e infatti ce n'è un'altra. Lui prosegue, attenzione, attenzione, guardate, passiamo le tende da campeggio e dovrebbe essercene un'altra lì più avanti. Facciamolo andare avanti, attenzione, 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 che non è mica finito il discorso. Il posto è molto piccolo, ma ospita ben due paperette, ragazzi. Avanti ancora, siamo sempre in vicinanza del fiume, ed eccola qua, si vede già molto molto distintamente, ragazzi, sempre nell'angolino. Via anche la nuova paperella. Dovrebbero mancare l'ultima paperella, ragazzi, che si trova a Putrido Pantano, come state vedendo in questa parte di video. La stiamo già vedendo, ragazzi, rimane nella parte dietro del Putrido Pantano, e come vedete eccola qua, tra l'angolino della casa e il ponticello. Andiamo a recuperare l'ultima papera necessaria per completare la sfida. Beh, ragazzi, era giusto dirvi un pochettino dove erano tutte queste papere, in modo che anche voi vi togliete dai piedi la sfida e vi portate a casa un bel po' di stelline per il pass battaglia. Colgo l'occasione per ricordarvi di compiere tutte le missioni entro la settimana per andare avanti a sbloccare gli sfondi della schermata di caricamento che ci vengono regalati ogni volta che terminiamo le sfide nella settimana in cui sono uscite. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, di condividerlo con tutti i vostri amici sui vostri social e di registrarvi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo in live. Ciao!